Buenos dias chicos. Oggi siamo diretti a Sesiletas e dovrebbe essere una lingua di terra, di sabbia, in mezzo appunto al mare. Qua dietro a noi, qua vicino. Ci andiamo sempre con il nostro moto scooter. Spero di non ustionarmi ulteriormente, visto che comunque sono Bordeaux. Oggi un po' meglio, ma ho la testa, la faccia, il collo e le spalle che sono... erano aragosta ieri. Sono stato pucciato nell'acqua a fare un sacco di video e quindi mi sono ovviamente ustionato quella parte del corpo. Abbiamo sempre dietro l'ombrellone, ma non l'ho usato. Infatti oggi cappellino anche per proteggermi la testa, perché mi brucia in una maniera atroce. Niente, ieri dopo il bellissimo tramonto siamo tornati, ci siamo fermati a fare spesa, abbiamo comprato un paio di robe. C'era tutto il mondo lì che faceva spesa, anche perché stava per chiudere. E poi niente, siamo tornati qua, ci siamo rilassati. Ora sono già le 12.36. Poi stasera andiamo zona faro da tutt'altra parte, perché domenica dovrebbero mettere giù anche dei mercatini. Scendi un attimo. Prendi qua dentro. No, nella cerniera. Grazie. Grazie. Andiamo dritti, l'ho vista. Oh no, no, mettiamo lì anche all'ombra. Buon, cioè qua c'è scritto parchi. Niente, alla fine abbiamo deciso di spostarci più in là, visto che comunque vediamo un sacco di gente di là o di qua. Però non sia... No, no, c'è scritto di non utilizzare le dune come bici, però. Di non utilizzare le dune come bici. Ci passano. Oh, ma voglia. E guarda quello con la scala da 7,5. Sì. Tra 500 metri. La vedi? Eh no, più avanti là. Andiamo più avanti? Niente ragazzi, ci spostiamo per la seconda volta. Andiamo più avanti perché è più avanti. La lingua quella bella da foto. E forse spero ci sia meno gente, ma dubito. Andiamo. Ma qua? Questo? Hanno bloccato l'uscita. Ma scusa, No, we change park. A parquet? No. No, no. Ah, salita. We go out. Yeah. Minchia, meno male, pensa che col quad hanno detto di no. Mettiamo qua, andiamo più avanti.
andiamo più avanti a vedere, massimo torniamo qua, tanto c'è spazio, se no non c'ho di riparcheggiare per l'ennesima volta. Ah, non c'è. Sì, c'è anche un tizio lì sopra. Però vedi che sta venendo via perché non ce n'è secondo me. Porca troia. Beh. Porca troia. Sì, questo coso. Meno male che non pesa. Beh sì, posso metterla qua alla fine. Perfetto. Una comodità proprio. Do you need help? Sì, per favore. Grazie. Ok. Grazie. Non so come. Rimasto in mano. Ah, vedi, c'è un po' da scendere lì, un po' di là. Oh, bello, raga. Arrivare fin qui in fondo è stato più traumatico perché c'è sabbia. E con... il motorino, quello lì, lo scooter, è un po' devastante. Scivoli. Raga, siamo in un posto fantastico. Acqua bassa, come piace a me. Che figata, raga. Che figata. C'è tanta gente, sarebbe bella vuota una spiaggia così, però ci accontentiamo. Già ieri siamo stati a una spiaggia vuota, magari andiamo anche domani mattina. Qua è bellissimo, cioè non c'è niente, non c'è una roccia, non servono neanche gli occhialini, vedo sott'acqua di brutto. Cioè qua posso camminare in eterno, non ci sarà nulla da filmare a parte la sabbia bianca. È bellissimo, raga, posto fantastico. Lasciando il paradiso, torniamo indietro e adesso voglio andare su quelle dune là in fondo per vedere la lingua di terra. Vedere se riesco a scattare qualche foto e fare qualche video. C'è anche il baretto e adesso andiamo lì a vedere le dune. È una raga qua veramente bellissimo, assolutamente. L'unico vero problema è che c'è un botto di gente, cioè se sto posto fosse vuoto, comunque come ieri che eravamo di là, che ce n'era poca, eravamo tutti distanziati, sarebbe veramente da 10 più. Volevo vedere di lì, perché anche di lì si poteva fare magari il bagno, però qui è tutto bello tranquillo. Di là invece va che ondone, però di là è più blu, qua è azzurro, questa è la differenza. Raga, adesso scaliamo là con le ciabattine, a dopo. Voglio vedere là sopra. Siamo giunti sulla vetta, guardate là che bella lingua di terra. Comunque anche lì sì, si può fare il bagno. E la figata è che da un lato è ondosissimo e dall'altro no. Ragazzuoli pronti, eleganti, almeno io più o meno, la signorina molto di più. E prendiamo il nostro mezzo e ora andiamo al Pilar della Mola. Sono le 7:07, speriamo di arrivare là in un orario decente e poi appunto sono mercatini, andiamo a cenare, un sacco di robe, c'ho anche una fame atroce, sono sempre più ostionato. Non credo che la videocamera faccia vedere lo stesso tipo di rossore qui
ma poi dovete vedere le spalle, il collo, anche un po' petto e pancia. Già ieri ero bordò, oggi devasto, stanotte sarà una merda, speriamo di no. Niente, ci vediamo dopo, vi lascio con un po' di video anche della strada fino là. Ci dobbiamo ricordare dopo dove le abbiamo pensato. Approdati e niente, abbiamo visto un mercatino con i cibi che hanno dentro. Poi andiamo sicuramente a mangiare, che io ho una fame allucinante. Qui c'è quel casco che mi sta spaccando le orecchie, che qua c'ho il dilatatore e gli occhiali, e il casco che stringe mi sta devastando l'orecchio. Non penso sia la mia misura. Prendiamo il motorino perché ci hanno detto che per vedere il tramonto bene bisogna andare in un posto qua dietro, 5 minuti in motorino, a piedi veniva un po' troppo, e quindi riprendiamo il mezzo e ci spostiamo. Siamo finiti in mezzo al nulla col motorino, ho fatto un po', cioè, fuori strada di brutto. Non abbiamo trovato il posto che ci ha detto, ma comunque anche volendo c'è un tempo di merda, quindi non vedremo il tramonto. Peccato, perché sicuramente da qui deve essere una figata. Qui c'è scogliera strapiombo, non so, ci stiamo addentrando in sto posto e boh, cerchiamo di andare più giù lì possibile senza cadere dalla scogliera. Qua ci sono tutte queste rovine, dei rimasugli di case una volta. E niente, mi scazza perché in realtà io non qui esattamente, ma qui vicino potrei far volare il drone, che non ho ovviamente adesso dietro. C'erano delle zone dove potevo farlo volare, avrei fatto sicuramente qualche ripresa figa. Io vado un attimo veloce lì che voglio vedere cosa c'è più che altro. O comunque la fine dell'isola. Sono arrivato qui avanti. Da qua il tramonto era bellissimo, peccato che non c'è il sole. Noi siamo tipo là, laggiù. Che calma, che pace. Wow, stupendo veramente. Fantastico. Torniamo indietro, che stia rimasta indietro, non riusciva ad arrivare, che ha dei tacchi forse, le scarpe puntute, erano quelli i tacchi. Guarda! Che tacconi! Ma... una donzella che si tira sul vestito. Abbiamo perso il motorino, ragazzi, non troviamo più. Ma dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo lì. Bella raga, adesso ci vediamo direttamente, penso, a cena, a meno che non succeda qualcosa di emozionante. Ciao! Amore!
l'omicino. Ciao amore piccolina, sei la gattina più bella di Pometera. Chissà se arriverà mai a destinazione. Infine abbiamo trovato questo posticino, perché nell'altro di prima ci hanno rimbalzato perché era tutto prenotato e anche se aspettavamo che era impossible, e adesso qui siamo in fila da un po' ad aspettare che si libera qualche spazio. Posto da sconsigliare, ve l'ho fatto vedere prima, cioè siamo stati lì più di 40 minuti e il tavolo prima di noi, che si sono seduti anche 15 minuti prima di noi se non di più, ancora stavano aspettando anche loro da mangiare, cioè avevano solo sul tavolo da bere, scocciati anche loro che erano lì da prima di noi. Cioè adesso non sono uno che piglia, se ne va, ho aspettato sempre un sacco, però c'era l'unico tavolo, ci hanno buttato in un angolino, tavolo fatto arrugginito apposta, ma non è neanche avvenuto passarlo con uno straccio, non ci hanno apparecchiato né nulla, ti hanno dato solo i bicchieri, cioè più di 40 minuti, cioè assurdo, no? Cioè io ho fame da oggi pomeriggio, che oggi non ho mangiato un cazzo, e adesso sono le 10:17, adesso pigliamo un motorino, torniamo, abbiamo mezz'ora di strada per tornare verso casa, ci fermiamo in una cittadella prima e mangiamo qualcosa prima. Va bene tutto, però così, cioè, fanculo. Non è neanche finito il vino, cioè, quindi, assurdo, veramente. Niente, raga, andiamo in un altro posto e vediamo. Ok raga, abbiamo trovato sto posto che è anche esteticamente stupendo, tutto ultra arredato con un sacco di robe scritte in giro sulle tavole da surf. Qui mega menù, robe da mangiare, mille volte meglio di prima, porca troia, meno male che ci siamo mossi da quel posto. Avremmo mangiato male, soprattutto lei, che non aveva praticamente niente, gli avrebbe portato delle patatine e forse del formaggio, perché non aveva nulla di vegetariano. Comunque vediamo qua, speriamo ci vada meglio. Trovato sulla strada a casa. Eh sì, trovato sulla strada a casa, anche perché in realtà avevamo messo un'altra destinazione a 15 minuti, invece qua a 3 minuti siamo arrivati scendendo, abbiamo buttato un motorino lì, siamo in mezzo al nulla e bella. Qua c'è le birre, cocktail, cerveza e io ho già bevuto. Anche qua sangria. Bello, figo. È arrivata la pizzettina, sembra buona anche dal profumo, raga, io che non posso mangiare pizza da un po'. A me piace croccantina poi, cioè, no, è bella croccante. No, gnappa, no? Gnappa. Oh, vabbè, c'è da vedere, secondo me no. Sto mentendo, è pure croccantina. No, infatti, è pure croccantina di brodo. Come mi ha detto, un minuto arrivano anche le mie ribs, ho preso costine con patate e salsa barbecue, mi pare, vabbè. Ve le faccio vedere appena arrivo. Arrivate anche queste, sembrano buone. Guarda che belle patatone. Vorrebbe il pane per tutto, ma non posso il pane per il momento. La settimana prossima, una settimana e mezza, posso riniziare a mangiare come una persona normale. Alla fine nel bagno degli uomini c'erano tutti questi quadretti dove c'erano i supereroi che facevano i loro bisogni, un posto fantastico, pieno di ricordi. C'erano anche un'area tutta agghindata per i bambini, per i ragazzini, dove c'erano appunto giocattoli dove non potevano anche giocare. Ragazzuoli, siamo tornati adesso, alla fine mezzanotte e mezza, io sono sempre più rosso, voi non potete capire, ho provato dei cappellini, mi sta cadendo la fronte, le spalle, il collo. Comunque abbiamo comprato un paio di robe, così ve le faccio vedere. Una magliettina per me e una per lei. Vabbè, alla fine ho preso questa, la volevo scura, ma il più scuro che c'era era questo grigio. Ho scritto Enjoy the Silence, giusta per me, con la sagomina dell'isola di Formentera. E invece la signorina si è presa questa e c'è scritto Crème de la Crème. Ah, Crème de la Crème, che non so se lo vedete, ma è scritto leggermente più scuro col nero. È la sagomina di Formentera. Qui dove abbiamo mangiato adesso, raga, cioè posto top, bellissimo,
molto artistico e attaccato lì dentro praticamente c'è un negozio che non fa parte del ristorante, ma hanno dentro comunque appesi anche i quadri dello stesso artista di quel negozio, che è un artista che c'è un po' sparso per forma intera da quello che ho capito. Vabbè, ci ha regalato questi sottobicchieri molto faichi, questo l'ha preso Steve per la figlia della sua migliori amiche appena nata, spilletta che mi sono preso, fatta di metallo, mi piacciono un sacco queste spillette. Lei si è preso Hello I Am. No, quello è un regalo. Perché? Per Nani. Ah, vedrà, no, intanto lo vedrà. Sì, dopo. Lo vedrà, sì. Dillo, saluta Nani e fagli gli auguri. Ok, ciao Nani, auguri. Hello, I am anxiosus. Non riesco a dirlo. Vabbè, ci siamo capiti. Un'altra spillina come quella di prima. Adesivino come sempre il sottobicchiere. Cioè, non so, cioè, ci ha preso bene questo teschio. Mi piacciono i teschi, ci piacciono i teschi. E ci stava. Quest'altra che me la sono presa per me. Questo cuore con sotto la parte azzurra e una balenina, e un altro adesivo come prima e altri due adesivi. Ah, la virgola sembrava l'accento della vabbè, mi sembrava l'accento della baby. Non mi fucking important. Non mi fucking important. Niente ragazzi, lo richiudo qua perché già anche questa parte sarà lunghissima. Domani ultimo giorno prima della partenza, dobbiamo riconsegnare il motorino alle 7:30 mi pare. Dobbiamo anche farci benzina che l'abbiamo ancora fatta, è scesa una tacca. Devo scoprire dove fare, che non ho visto benzinai e devo farmela fare. E niente, poi dobbiamo riconsegnarlo. Quindi ci alziamo un po' presto, spero, e esploriamo un po'. Dovremmo andare da quell'altra parte in teoria. Nel caso comunque vedrete tutto. Se riesco faccio fare ancora un volo al drone, poi torniamo, riconsegneremo il motorino, magari facciamo un bagno qua nella piscina e andiamo a mangiare in un posto, forse per cena, che voleva portarmi lei, che è un posto figo. E niente, ovviamente poi andremo in taxi visto che non abbiamo più il motorino, e il giorno dopo ancora poi saremo già in movimento perché abbiamo l'aereo da Ibiza alle 4:20, 4:19, una roba del genere. Quindi ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani e bella.